credo che possa essere un esempio di collaborazione tra le istituzioni e questa fondazione, che ha una origine e anche un'attualità così vitale per il tessuto napoletano. Credo che Città della Scienza sia una risorsa su cui si può lavorare per il futuro, un punto di attrazione importante per la città e per il meridione. Credo che il governo si sia impegnato con forza stabilendo che questa è una delle priorità e noi dovremo sorvegliare che questo percorso vada avanti senza incertezze, senza sbavature, con una collaborazione istituzionale che è la precondizione per realizzare anche nel Mezzogiorno elementi di eccellenza. Questo è un punto di eccellenza del Mezzogiorno e Bagnoli è una ferita aperta, come tutti possiamo constatare, che deve essere sanata con la progettualità, con l'inventiva, con la capacità anche di essere esempi di recupero rispetto a un Mezzogiorno che non merita lo stereotipo con cui molti lo vorrebbero liquidare. Quando le operazioni sono così complicate, quando le questioni si sono purtroppo sedimentate negli anni e sono state rinviate e la politica non le ha affrontate, non ci si può meravigliare di ritardare qualche giorno la firma di un protocollo. L'importanza è che oggi questa firma ci sarà, la collaborazione è in condizione di fondarsi su basi chiare e precise, il governo dice che sarà una priorità e si impegna su questa priorità e gli enti locali mi sembra che stiano recuperando anche quella sintonia istituzionale che è necessaria, perché voi capite che se a livello periferico, a livello locale non ci si mette d'accordo, non si può poi pensare che il governo risolva i problemi, mentre il governo deve trovare degli enti locali collaborativi. C'è stato un piccolo difficoltà, un piccolo equivoco di partenza, ma mi sembra che sia superato e oggi dobbiamo guardare in positivo quello che questa Città della Scienza può rappresentare, che è una cosa molto importante, un polo di attrazione per il Mezzogiorno, per il mondo giovanile, per l'università, per la ricerca, per le scuole, tutto quello su cui ci dobbiamo concentrare per far ricominciare a crescere questo nostro paese.